presentiamo oggi ufficialmente il programma Natale Bovese 2014 organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni, le scuole, i gruppi folk presenti a Bova Marina e con la comunità religiosa di Bova Marina. Innanzitutto voglio ringraziare le associazioni e anche la comunità religiosa e le scuole perché in questi 7 mesi sono state coinvolte nella realizzazione di varie iniziative organizzate dall'amministrazione comunale e hanno dato sempre la loro adesione, la loro collaborazione. Il Natale Bovese prevede una serie di manifestazioni, di iniziative, un programma ricco. E abbiamo previsto anche vario perché va da iniziative ed eventi culturali a spettacoli musicali a momenti anche di incontro. È un programma ricco che va dall'11 dicembre e si concluderà il giorno dell'Epifania. Il Natale è un momento di gioia, ma deve essere anche un momento di riflessione e un momento di responsabilità. Come primo cittadino colgo l'occasione anche per mi permetto di fare qualche riflessione e invitando tutti a partire dal sottoscritto a non pensare a Natale semplicemente come un momento in cui si fanno i regali, il cenone, è anche giusto che ci siano questi momenti, ma riflettere sul vero significato della natività. Quindi, come dicevo, anche un richiamo al senso di responsabilità da parte di tutti, quindi ad avere maggiore senso civico a partire dal fatto di tenere la nostra cittadina per quanto pulita e di non sporcarla e soprattutto pensare a chi in questo momento vive una situazione di disagio e di precarietà, a chi un lavoro non ce l'ha, agli ammalati, a chi vive in solitudine. Noi come amministrazione, ecco, in questi mesi stiamo cercando anche di venire incontro ai tanti bisogni che si manifestano, quindi cercando anche di creare qualche opportunità lavorativa per i giovani del nostro paese. Ma quello che è importante è proprio questo, che Bova Marina deve tornare a riappropriarsi di quel senso di appartenenza al paese, quel senso di quello spirito di comunità e appunto che la nostra comunità ci sia questo spirito di solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno, di chi in questo momento vive una situazione di disagio e di precarietà. Quindi colgo anche l'occasione per fare, anche se ci sarà poi successivamente occasione, per fare gli auguri di un felice Natale ai cittadini bovesi, alle famiglie bovesi, augurando loro appunto un Natale di serenità e di pace. Un'altra cosa è quella che volevo ringraziare Massimo Daguì, che è uno dei più giovani consigliere del Consiglio Comunale, perché è un giovane che intanto ci ha messo la propria faccia candidandosi al Consiglio Comunale e perché in questi mesi veramente
dimostrato grande capacità e ha profuso grandi energie per dare un contributo e per migliorare l'immagine, ma non solo l'immagine del nostro paese. È un giovane e quindi è giusto dare questo riconoscimento e incoraggiarlo a proseguire in questa sua azione di amministratore. Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto il sindaco per le belle parole, è sempre al mio fianco il sindaco, però a sua volta io vorrei ringraziare anche le associazioni, cioè, che collaborano a noi in tutte le riunioni che facciamo, anche per questa riunione del manifesto di Natale, dove collaborano tutti, ognuno ha esposto le sue idee, le sue cose, le abbiamo messe in pratica, riunendo tutte le associazioni in un unico evento natalizio. Vorrei ringraziare soprattutto la consulta giovanile che lavora proprio a fianco a me per la progettazione del Natale. Tutto qua, volevo poche parole e adesso passo la parola al presidente Rutino. No, niente, non c'è nulla da dire, solo il fatto che siamo contenti di essere riusciti a fare un progetto unico per Roma Marina con tutte le associazioni, cioè proprio già il fatto di sederci tutti insieme e lavorare per un unico scopo è già una cosa importante. Nel programma c'è una parola che risalta su tutti, che è la parola Bovese. Lo trovate scritto spesso, cultura bovese, grande notte bovese. Bovese è colui che vive a Bova, quindi vedete l'orgoglio di essere cittadini di Bova Marina, ma soprattutto la riscoperta delle tradizioni, troverete tante cose tradizionali del nostro paese, quindi abbiamo cercato di mettere un po' tutto, soprattutto cercando di coinvolgere tutti, e questa è stata una cosa bella. Adesso Mario spiegherà in particolare alcuni eventi che caratterizzano questo programma. Allora, praticamente il Natale Bovese parte dall'11 dicembre e si concluderà il giorno 6 gennaio, il giorno che coincide appunto con le festività dell'Epifania. Tra gli eventi, cioè, sono tutti segni di nota, però ricordiamo alcuni principali, come per esempio domenica 14, praticamente dalle 8 del mattino ci sarà una giornata ecologica portata avanti appunto dall'associazione Aria Pulita e poi dalle 16:30 ci sarà appunto una festa dedicata ai bambini dove appunto i veri protagonisti saranno i bambini visti come speranza per il futuro di ricrescita delle nostre zone. Ci saranno gonfiabili, dei dolci, giochi e animazione. Proseguiamo poi con sabato 20, soprattutto intorno alle 16 ci sarà la parte culturale dedicata a una conferenza sul tema della famiglia, vista come risorsa della nostra società. E poi dalle 20 presso la Piazza Stazione ci organizzeremo appunto una sagra delle frittole, la parte più popolare. Con uno spettacolo di musica live. Il sabato 27 ci sarà forse il più grande evento appunto del cartellone bovese, come per esempio la Grande Notte Bovese sulla falsa riga della notte bianca estiva, che dalle ore 20 fino a tarda nottata, appunto Bova Marina sarà allietata con spettacoli, mercatini e artisti di strada e intrattenimento. Unita alla notte bovese ci sarà appunto una tappa dell'Alica Festival con il concerto appunto del gruppo etnico dei Caratros. Con l'avvento dell'anno nuovo, il venerdì 2 gennaio appunto ci sarà una visita guidata al parco archeologico con conferenza tematica annessa intorno alle 16:30. E poi la sera Bova Marina sarà allietata dall'Unione dei musicisti bovesi che appunto si uniscono appunto per creare un pochettino per fare appunto musica live all'interno appunto della piazza Municipio e con una sagra di fagioli messicani.
questi cani e birra alla spina. Domenica 4, per quanto riguarda appunto la parte tra virgolette religiosa e popolare, ci sarà organizzato il presepe vivente. Si è deciso appunto di farlo presso il borgo antico, presso il borgo di Boa Marina, appunto per valorizzare questa parte che solitamente viene dimenticata dall'animazione, dallo spettacolo, quindi si è cercato appunto di animare questo borgo antico. E poi si concluderà il giorno 6 gennaio appunto con l'arrivo della Befana, con un'estemporanea di pittura nella biblioteca comunale, e a fine appunto del Natale Bovese ci sarà appunto il concerto della corale polifonica a Don Ruggero Coim presso la chiesa di Don Bosco intorno alle 6.30. Credo che sia tutto. Vi aspettiamo numerose domande.